Ciao a tutti, sono Virginia e ormai 2 anni e mezzo fa ho finito il mio percorso all'interno dell'ITIS Paleocapa. Scuola non è solo quello che si svolge durante le ore di lezione, sono anche le cose extracurricolari che si possono fare. Per esempio, Bergamo Scienze, gli Open Day, il teatro, tutte quelle attività che normalmente non si farebbero ma che sono un'esperienza meravigliosa. Oltre alle ore a scuola, io ho passato tanto tempo anche nelle attività extracurricolari, che sono, secondo me, una delle parti che più ti fa male la scuola. Perché non è solo conoscere nuove persone. Adesso ci troviamo in un altro spazio della nostra scuola, il Museo Time, dove sono state svolte anche qui diverse attività extracurricolari, come la presentazione del progetto riguardo a Leonardo da Vinci, la notte della moda dello scorso anno e la preparazione dei progetti da portare a Giobbe Orienta. Giobbe Orienta è una manifestazione che ho avuto la fortuna di vedere per 2 anni di fila, in quarta e in quinta superiore, dove oltre, diciamo, alla presentazione di alcune scuole per i ragazzi più piccoli delle medie, c'è anche una grande presentazione di tutte quelle che sono le università per coloro che devono scegliere cosa vogliono fare in futuro, per capire se è la cosa che vogliono fare o meno. Un'altra importante attività che ho avuto l'opportunità di svolgere è l'alternanza scuola-lavoro, grazie alla quale anche io adesso ho il mio attuale lavoro alla Carbico, dove tingo e preparo le ricette con cui verranno tinti i colori per i grandi clienti. Adesso mi metto la mia mascherina regalata dalla ditta e vado. Ciao!